DJ tutto e subito le scorciatoie. Amici, ma soprattutto amiche di SOS for DJ, sono Claude. Tutti vogliono fare il DJ e non solo, vogliono essere numeri uno nel loro campo, ma non solo, senza faticare. Ma è possibile tutto questo? Esistono veramente scorciatoie per suonare like a pro? La pazienza, nessuno ha più pazienza, vogliamo tutto subito. Quanti mi chiedono, io voglio suonare come quello, voglio suonare come quell'altro, e perché Martin Garrix a 16 anni è già arrivato, io ne ho 28, 30 ed ancora non sono riuscito a fare il mio primo festival internazionale? È un argomento che esula dal discorso tecnico, anche se lo abbraccia in parte, e che affronto puntualmente nei miei corsi della SOS for DJ Academy, corsi, lezioni e consulenze private su tutto il mondo del DJ e non solo quello tecnico. Non basta saper mettere a tempo due tracce, anche perché lo fa già il software al momento ed anche tutti i lettori, ed aprire i fader del mixer per essere un ottimo DJ. Ci sono tantissimi aspetti trascurati che curiamo anche in questo canale, ai quali molti DJs non pensano, ma servono così come o anche più della tecnica in sé. Potete contattarci tramite il sito ufficiale corsidjproducer.com o sulle nostre pagine social privatamente, mi raccomando. Anyway, santa pazienza che nessuno c'ha più. Vogliamo tutto subito, anzi, prima di subito. Oggi compro la console, domani sera voglio suonare davanti al pubblico e spaccare, la prossima settimana produrre la mia prima traccia ed il prossimo mese essere nella top 10 di Beatport. Porca paletta, i tempi non sono gli stessi per tutti ed i geni sono sempre più rari ed incompresi, ma non solo per la qualità mancante, perché qualità ce n'è, ma per la quantità di melma che c'è in giro e che circonda tutto questo e lo nasconde e fa sì che il talento venga sempre nascosto sotto vari strati e che fa un po' più fatica ad uscire fuori, anche se alla distanza, se veramente c'è, esce. Diciamo subito che per arrivare ed arrivare in alto, scorciatoie legali non ci sono. Tutte quelle che vi propongono sul web o le agenzie sono acchiappa citrulli, acchiappa soldi per quelli che non hanno voglia di lavorare seriamente e sudare nel proprio percorso. Ora, non proprio tutte, anche perché non si può fare di tutta l'erba un fascio. Alcune possono anche essere propedeutiche al lavoro del DJ per migliorare, ma senza compiere veri e propri miracoli. Eh sì, perché molti questo cercano e dove esiste una domanda, esiste sempre un'offerta, è una legge economica. E viene creato proprio un mercato per quello. Ed allora si sono sviluppati molti portali, agenzie, finti PR, impresari, gestori, vestiti da professionisti che vi promettono mari, monti a fronte di soldi, creandovi una vostra corsia preferenziale nel mondo, ve lo dicono a voi, ma che poi puntualmente, pam, vi deludono. Non avete idea di quanti, e lo vedo dai messaggi che ricevo. Scorciatoia è solo una, il lavoro, l'amore, la dedizione per questa vostra passione che ognuno di noi è diverso e deve curare nel proprio modo, ma nel modo giusto, nell'assimilare le nozioni, la tecnica, la creatività, la fantasia. Ed allora vi faccio una domanda importante, ma dovete rispondere sinceramente qua sotto nei commenti se ne avete voglia, se no solo per voi stessi. Il tempo che è passato fino ad ora, come lo hai trascorso? Punto interrogativo. Guardando gli altri ed invidiando e pensando che tu non ci sei arrivato solo perché lui conosce Tizio, Caio, Sempronio, oppure provando a fare qualcosa di più per te, seriamente però? Ecco, adesso tocca a voi fermarvi, mettere il video in pausa, riascoltare la domanda e rispondere a voi stessi. Dopodiché potete riprendere il video. 3, 2, 1. Avete fatto? Se ti ritrovi nella prima risposta, stai sbagliando approccio seriamente. Se ti ritrovi nella seconda, sei sulla buona strada per costruire qualcosa di positivo. Ovviamente, se sei nella seconda opzione, non significa che stare rinchiusi nella vostra stanza per provare 24 ore il giorno senza sosta. Come dico spesso, la tecnica vale, ma ci sono altri aspetti come la testa che vanno messi in moto insieme a quella. E dal giorno d'oggi, se non si usano tutti insieme,
nel giusto equilibrio si rimane dei bravi tecnici, ma a casa senza emergere. Ahimè, le scorciatoie siete voi e solo voi. Come lavorate, come selezionate, che cosa scegliete musicalmente, in quale contesto vi muovete, le vostre conoscenze, la rete di amici, di finti amici, i filtri che usate. E non quelli di Instagram, la vostra cura della persona, della vostra immagine social, ma soprattutto l'amore per quello che fate. Quando mi sento dire da ragazzi, ma anche da persone della mia età, io voglio diventare come Guetta, Tiesto, eccetera, eccetera, io dico: ma tu sai che cosa hanno fatto loro per diventare così, per arrivare a quel livello? O pensi che ci siano persone che ti ci fanno diventare così? Se non lo vuoi tu con tutte le tue forze, non accadrà mai. E attenzione, emergere non vuol dire essere Guetta o TS e diventare uno di loro. Quelli sono i CR7 e i Leo Messi dei DJ. E non tutti i bravi calciatori arrivano a vincere tutto. Ed è pieno il mondo di calciatori bravi, così come di DJ bravi e volenterosi. Sì, lo so, rompe un po' le scatole sentirsi dire la verità, perché magari quando si va sul web o su YouTube si cerca una soluzione veloce a tutto. Il web serve anche a quello, però bisogna anche dire la verità ed essere realisti. Voi, sinceramente, come vi vedete? Guardate gli altri e criticate pensando di essere migliori o solo più sfortunati? Oppure guardate, studiate, andate a casa per migliorare. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sinceri, eh? Corsi per DJ, corsi di produzione musicale della SOS for DJ Academy. Potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact, compilando il form o tramite le nostre pagine social. Corsi per chi inizia da zero, per chi è già bravo o vuole migliorarsi e per chi vuole raggiungere i livelli professionali. Consulenze su tutto il materiale trattato da SOS for DJ, hardware, software e pratiche legali per suonare o produrre in regola. Oltre alle nostre pagine social c'è Telegram, se vuoi puoi iscriverti, è gratuita con notifiche silenziose e una chat interna. Il nostro SOS for DJ è il nostro canale dove troverai milioni di video, puoi iscriverti ma anche abbonarti, vai a vedere che cosa ti offriamo in cambio. Quindi video, tutti e dico tutti i video riguardanti il mondo del DJ e della produzione musicale, della DJ's Life, divisi per playlist, puoi andare a spulciare su tutti gli argomenti che ti interessano, divisi già per playlist, ed in più il nostro canale con l'official merchandising di SOS for DJ, la linea Anyway, la linea I Play What I Like o la linea Suono solo quello che mi piace. Puoi attivare la campanella se vuoi essere informato in tempo reale su tutto ciò che accade sul canale e mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che questi video, questi tutorial, queste recensioni, questi spoiler possono essere utili anche a loro. Puoi aiutarci tramite il tasto super grazie qui sotto, tramite sostieni SOS for DJ per essere uno dei nostri. Bisogna dire la verità, come diceva la grande Caterina Caselli, perché qua mentire non fa bene a nessuno. Lo so, come ho detto prima, sul web si cerca sempre qualcosa di importante, qualcosa di diretto, ma meglio della verità, diretto non c'è niente, fidatevi. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, la vostra risposta e tutto quello che vi macina in testa riguardo a questo argomento. Da parte di SOS4DJ e Claude vi auguro una meravigliosa giornata, ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per crescere insieme a voi ed offrirvi sempre contenuti interessanti, veritieri e soprattutto a gratis, ricordandovi sempre che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piripiripiripirip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